La problematica inerente al personale in comando, all'ex personale in comando ad AcquaEnna, cioè per praticamente i nostri fontanieri, è purtroppo una problematica spinosa che si trascina dal luglio-agosto dello scorso anno. Su questo è stato già consumato una seduta di consiglio comunale e purtroppo oramai la situazione ha preso una piega un po' particolare. Il dato di fatto è uno, che non si può eludere la norma vigente, ovvero sia la ex legge Galli che le norme vigenti prevedono che chi rileva un ramo di azienda, in questo caso l'ente gestore AcquaEnna, ha rilevato il ramo di azienda inerente al servizio idrico, oltre al ramo di azienda rileva contestualmente anche tutto il personale in carico a questo ramo di azienda. Cosa è successo in questi 8 anni? Che si è andato incontro sempre a una proroga del comando. Il comando è un istituto di carattere semplicemente e meramente provvisorio, quindi non può essere continuato a tempo indeterminato. È arrivato al punto in cui l'ente gestore ha chiesto e ha praticamente espresso la sua volontà di non accettare più personale in comando. Quindi bisognava semplicemente adoperarsi per portare a termine il trasferimento. Perché finora questa gente è stata in comando? Perché nel frattempo è entrata la normativa regionale, perché la normativa nazionale diceva, fatto salvo le disposizioni speciali delle regioni a statuto speciale. La regione siciliana, che è la regione a statuto speciale, aveva previsto per il trasferimento di questo tipo di personale, aveva previsto l'adozione, l'emanazione di un decreto presidenziale, decreto che non è mai stato emanato dal Presidente della Regione, né negli anni passati né attualmente al governo in carica. E penso non verrà mai emanato. Quindi di fatto non è mai avvenuto, non si è mai concretizzata il trasferimento previsto per quanto riguarda il personale in comando. Ma questo cosa vuol dire? Che se c'è una carenza, c'è un vuoto da parte di un organo, che in questo caso è la regione, si applica la legge nazionale. Quindi tutto il personale che era facente, che si occupava del servizio idrico deve essere trasferito, come la legge prevede, all'ente gestore che gestisce il servizio. Qualora il servizio dovesse ritornare al comune di Nicosia, e questo è l'auspicio, mi dicevano al Dipartimento che già è pronta la proposta di legge di riforma del servizio idrico integrato, che prevederà praticamente la riconsegna del servizio idrico ai comuni di appartenenza. In questo caso gli operai non hanno nulla da temere, ritorneranno al comune di appartenenza. Quindi io penso che siamo a questo momento in questa vicenda, siamo praticamente in questa situazione in cui noi stiamo cercando di portare l'ente gestore ad applicare la norma vigente, cioè ad assumersi gli operai in questione come considerandoli trasferiti al servizio come la legge prevede. C'è da dire però che già l'ente gestore aveva fatto un passaggio preventivo, aveva già mandato una proposta di contratto ai nostri fontanieri applicando il loro contratto di feder servizi, praticamente, che prevedeva l'assunzione di questi dipendenti, ma che avrebbero mantenuto nel momento in cui sarebbero stati assunti sia gli anni di anzianità che il livello che loro occupavano al momento dell'assunzione. Prevedeva un aumento di 100 euro rispetto all'attuale busta paga che loro prendono, e in più una 14ª mensilità, perché voi tutti sapete che i dipendenti pubblici non percepiscono la 14ª. Bene, in questo caso, trattandosi di assunzione di carattere privato, loro avrebbero percepito anche la 14ª. Questa proposta è stata rifiutata dai nostri comandati, con l'assenso di una sigla sindacale. Quindi voglio dire, in questo contesto le responsabilità sono varie e non sono semplicemente soggettive. Quindi ora siamo a questa fase, cioè che noi praticamente stiamo anticipando la mensilità di gennaio e immediatamente successivamente dopo faremo causa all'ente gestore e chiederemo il danno di questo stipendio, perché noi dal 1º gennaio consideriamo trasferiti, come la legge prevede, all'ente gestore i nostri personale che fino al 31 dicembre è il personale in comando. Ribadisco, non hanno nulla da temere. Nel momento in cui il servizio dovesse ritornare al comune di Nicosia, così come prevede la legge, chi prende un ramo di azienda prende e praticamente ha il dovere e l'obbligo anche di assumere tutto il personale che è inserito in questo ramo di azienda. Quindi il personale, l'ex personale in comando, questi che in questo momento saranno trasferiti all'ente gestore, ritorneranno al comune di Nicosia.